Due anni dopo la fine del torneo del potere, Beerus, dopo essersi allenato, decide di affrontare finalmente i due Saiyan, che sono riusciti a superare gli dei stessi, Goku e Vegeta. Nel frattempo anche Goku e Vegeta si sono allenati, diventando molto più forti. Dopo che è arrivato sulla Terra, Beerus affronta subito Vegeta, che nel frattempo si stava allenando, sconfiggendolo dopo numerosi sforzi e dopo aver usato gran parte della sua potenza. Ora, Goku si appresta ad affrontare il dio. Riuscirà però a sconfiggerlo? Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi stiamo in un nuovo video. Quest'oggi siamo finalmente con Dragon Ball What If 2, una serie che ho cominciato da poco, che in realtà ho fatto solamente un episodio dato che non è andato un granché, ma sinceramente mi sono fermato un po' per provare a portare altro nel canale. Ho deciso di continuare questa serie con la storia che mi era stata proposta da Andrea Carol Vitolo, che ringrazio per lo spunto. Vedremo la fine di questa saga, probabilmente se il video andrà bene potrei fare un altro episodio, ma niente è sicuro. Un'altra cosa ragazzi è che purtroppo devo cambiare la canzone della sigla, quindi se non è tanto sincronizzata con quello che succede è normale, dato che purtroppo mi hanno dato il copyright con quella canzone e quindi non la posso utilizzare nei video. Cioè, il video non viene monetizzato da me ma dall'azienda, però sinceramente preferisco monetizzare i video e mettere una canzone diversa. Vi ricordo che ho creato un nuovo gruppo Telegram e un nuovo gruppo Discord che trovate qua sotto in descrizione. Vi consiglio di entrare dato che potrete vincere delle mod gratis. L'unico modo per ottenerle appunto è vincerle in questi server, cioè nel server, nel gruppo. Ed inoltre ragazzi vi chiedo di lasciare dei commenti con scritte delle domande con l'hashtag FuckFeraz, dato che a breve farò di nuovo un fuck come bei vecchi tempi. Niente ragazzi, detto questo, non ci perdiamo in ulteriori chiacchiere, direi immediatamente di cominciare con il video. L'aria diventa sempre più intensa e la tensione è palpabile. Goku guarda fisso negli occhi di Beerus, il quale prende la parola. Quindi ci sei pure tu, eh? Vediamo di divertirci, Son Goku. Lord Beerus potrebbe rimanere stupito. Stia attento a non ferirsi. Il dio cambia improvvisamente espressione, sentendosi provocato dal Saiyan, passando da uno sguardo spavaldo a uno sguardo nervoso. In neanche un millesimo di secondo, Beerus si scaglia su Goku, il quale però para il colpo ad occhi chiusi. I capelli e gli occhi del Saiyan diventano argentati, e un'aura blu inizia a fluire fuori dal corpo del Saiyan. Beerus si allontana dall'avversario, è chiaramente scosso ma decide di continuare a colpire il nemico, usando fin da subito la sua massima potenza. Il dio quindi sfera una serie di pugni velocissima, che però viene evitata completamente dal Saiyan, che controbatte con dei colpi molto insoliti e potenti, quasi impercettibili dal dio stesso. Beerus è abbastanza scosso dalla situazione. Messo tremendamente in difficoltà, si innalza in volo e scatena una tempesta di sfere della distruzione. Goku, però, restando impassibile e fermo al suo posto, le sbriciola quasi tutte. Solo una lo colpisce, ma subisce pochi danni. Beerus, sempre più stanco, capisce che è arrivato il momento. Successivamente prende la parola. Son Goku, complimenti, sei migliorato dal nostro primo incontro. Devo ammettere che mi hai messo in difficoltà, ma ora è tempo di farti vedere il mio miglioramento. Il dio chiude gli occhi, calmandosi e svuotando la mente. L'aura dell'energia della distruzione rientra dentro il corpo di Beerus, rinvigorendolo. Appena il dio riapre gli occhi, un'aura come quella di Goku fuoriesce da Beerus e i suoi occhi diventano argentati. Goku, leggermente sbigottito, sorride sicuro di sé. Complimenti Lord Beerus, infine anche lei ha padroneggiato l'ultra istinto. Vediamo però cosa sa fare. Lo scontro si infuria. I due si colpiscono a vicenda, sferrando dei colpi proprio nei rispettivi punti deboli. Ogni colpo sembra infrangersi uno verso l'altro e nel frattempo i due si equivalgono. Goku decide di allontanarsi da Beerus. Muovendosi ad alta velocità crea delle immagini residue. Nel frattempo carica una Kamehameha dalla potenza devastante.
Beerus annienta le immagini residue in un secondo, ma nel frattempo viene colpito dal colpo di Goku. I due si ritrovano uno di fronte all'altro, nessuno dei due non accenna a nessun movimento. Entrambi sono pronti a partire all'attacco. Beerus prende l'iniziativa, scagliandosi repentinamente contro l'avversario, il quale riesce a fatica ad evitare i colpi dell'avversario. Goku poi contrattacca, questa volta colpendo il dio. Beerus viene tartassato di colpi e sfinito molto velocemente. Il dio perde le staffe e inizia a perdere il controllo. Goku capisce che la situazione sta diventando molto più seria e soprattutto molto più grave. Gli occhi del dio cambiano, le sclera diventano viola. Il tono muscolare del dio aumenta e l'aura dell'ultra istinto diventa rossa. Il dio inizia ad emanare pure un'aura molto densa ed intensa, di color viola, simile a quella del potere dei dei della distruzione. Beerus non lascia neanche il tempo di ragionare all'avversario, che si scaglia immediatamente contro Goku. Lo colpisce violentemente ad una velocità mai vista. Il dio inizia un pestaggio dir poco devastante, colpendo l'avversario con calci e pugni ad una velocità altissima. Successivamente il dio infonde l'energia della distruzione nei suoi colpi. Successivamente carica delle sfere di energia enormi che tramortiscono l'avversario, lasciandolo a terra sfinito. Il Saiyan, con ferite da ogni parte, si rialza. Goku decide di usare Super Saiyan God mentre che usa l'Ultra Istinto per rigenerare le sue forze. Il Saiyan, senza volerlo però, riesce a combinare il normale Ki dei Saiyan e il Ki da Dio della Distruzione, assorbito in precedenza dai colpi di Beerus. Da questa unione fuoriesce un Goku diverso. Nel Saiyan si è sviluppata una folta peluria dorata. I capelli sono diventati molto più lunghi e gli occhi azzurri. I due si guardano di nuovo fissi negli occhi, studiandosi. Goku è riuscito a combinare tutti i tipi di Ki in suo possesso, mentre Beerus ha combinato la sua pura forza distruttiva alla calma assoluta. I due si scagliano uno contro l'altro, colpendosi con colpi sempre più potenti e brutali. Beerus riesce ad evitare solo pochi colpi, venendo colpito molte volte. Successivamente Goku scaraventa il dio in aria, lo affonda poi al terreno e, dopo essersi innalzato in volo, lo colpisce con una Kamehameha, che però viene disintegrata al contatto col dio. Beerus quindi si rialza, recuperando leggermente le forze. Dopo essersi ristabilito, decide di utilizzare la sua massima potenza, utilizzando un attacco che probabilmente ucciderà Goku. Si alza in volo e prepara una sfera gigante color viola, che contiene dentro di sé il puro potere della distruzione. Dall'altro lato Goku si prepara a difendersi, caricando una Kamehameha alla massima potenza. I due, dopo diversi istanti, rilasciano i loro colpi. Goku infonde quella poca potenza della distruzione nella Kamehameha, che gli permette di scagliarsi contro Beerus, oltrepassando sia la Kamehameha che la sfera, e di scagliare un pugno dal quale fuoriesce un dragone dorato, che trapassa da parte a parte Beerus, lasciando la terra in fin di vita. Goku torna in forma base e si teletrasporta all'obelisco di Balzar, dove prende due Senzu che dà a Vegeta e Beerus. Il dio, appena si rialza, si complimenta specialmente con Goku, riconoscendo la superiorità del Saiyan. Il dio, con uno sguardo fiero, propone a Goku di diventare il prossimo dio della distruzione dell'universo 7. E niente ragazzi, questo video finisce qua. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa storia narrata all'interno dell'episodio. Vi piace il Super Saiyan God originale? Vi piace la forma utilizzata da Beerus? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Io come sempre vi invito a lasciare un mi piace al video, a commentarlo, a condividerlo con i vostri amici. Ovviamente iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per avere tutte le notifiche riguardo ai video. Entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qua sotto in descrizione. Vi ricordo che sono dei gruppi interamente nuovi, quindi se eravate nei precedenti rientrate pure qua. Ci saranno diverse iniziative, potrete ottenere delle mod gratis. Seguitemi inoltre sia su Instagram sia su Facebook, dove io insieme ad alcuni fan pubblico degli aggiornamenti. Anche se le pagine sono un po' inattive ultimamente, su Instagram pubblico degli aggiornamenti molto importanti, quindi vi chiedo di andare a seguire la pagina Instagram. E niente ragazzi, detto questo vi invito pure ad acquistare il mio pack, costa $1 però, tipo 80 centesimi. A breve troverete pure questo nuovo Beerus. E niente ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video, in una prossima live. Un saluto da Feraz. Bella.